Buongiorno, sono Valentina Galesso, responsabile Donne Coldiretti. Con le Donne Coldiretti ci occupiamo in particolare di tutto l'ambito didattico e sociale. Rappresentiamo il 50% del mondo femminile agricolo in Veneto e molte sono le iniziative legate anche al mondo dell'infanzia, dei bambini. Questo splendido animale aiuta le persone di ogni età ad entrare in connessione con la parte più vera, più profonda di se stessi. Siamo legati dal cavallo da 5.500 anni e per cui anche chi non va a cavallo ha nel suo DNA un legame con questo animale. Quando i bambini di ogni età arrivano nelle nostre fattorie didattiche, passano moltissimo tempo non tanto a dedicarsi alla parte sportiva, ma proprio a dedicarsi alla parte psicologica ed etologica che possono trovare come contatto con questo animale. Anche il semplice spazzolarlo, stare con lui, osservare come si comporta in branco, sono tutte cose molto utili che i bambini imparano e riportano poi nella famiglia e nella società, all'interno della classe. Se arrivano nelle nostre fattorie didattiche, ad esempio con le scuole, spesso ci piace giocare raccontando proprio, facendo una metafora con i bambini e la classe, qual è l'importanza del branco e come ogni elemento all'interno del branco ha un'importanza particolare e come il branco non potrebbe essere lo stesso senza il contributo di ognuno. Questo aiuta anche magari i bambini che sono accompagnati da maestre di sostegno a far capire e comprendere che ognuno ha una peculiarità importantissima all'interno del branco. Questo possiamo farlo anche attraverso il sostegno che stiamo cercando di ottenere con l'agricoltura sociale. C'è una legge che ha bisogno di essere rivisitata e rivista. Ci stiamo occupando con Coldiretti Donne Impresa proprio di dare la possibilità a chiunque voglia applicare l'agricoltura sociale nella propria azienda agricola di avere una legiferazione più chiara e più lineare, in maniera che tutte noi possiamo essere riconosciute sotto questo grande cappello delle fattorie sociali.